CCR Energia è il fornitore di luce e gas che ti ascolta con attenzione e sa offrirti soluzioni trasparenti e vantaggiose. Vieni nei nostri uffici in via Trieste a Rende o contattaci allo 0984 33011. Ci siamo anche per oggi. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Franco Segreto, buon pomeriggio a Maria Grazia, buon pomeriggio a Pippo Gatto. Buon pomeriggio a tutti quanti voi e benvenuti alla nostra trasmissione. Ok, palla al centro, siamo al secondo appuntamento, ti do subito la parola perché riprende il campionato, il Cosenza giocherà domani sabato alle ore 14 al San Vito Marulla contro il Sud Tirol dell'ex Bisoli, mentre il Catanzaro affronterà il Parma, uno scontro di alta classifica, 10 punti per entrambe, domenica alle ore 16:15. Maria Grazia. Buon pomeriggio caro Franco, io mi ricollego alle tue parole perché noi siamo prontissime ad affrontare questo weekend calcistico con tutte le sue anticipazioni, quindi io colgo l'occasione per salutare te. Grazie. Per risalutare Pippo e per dare il bentornato per l'angolo del tecnico a mister Franco Giugno. Ben trovato mister, buon grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati. Dunque, ciao, io vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp, il 345 921 1221 con i vostri messaggi e vi ricordo la nostra pagina Facebook Palla al Centro in cui saremo collegati con le notizie durante la puntata. Alla parola okay. Franco. Allora Pippo, partiamo subito, poi sentiremo anche Bisoli, e cosa bolle in pentola per quanto riguarda questo Cosenza, anche perché poi ci sarà in serata la conferenza stampa di mister Caserta, cercheremo di apprendere tante cose, cosa cambierà con Forte secondo te? Vai. Assolutamente sì, è una settimana di lavoro possiamo dire intenso rispetto anche alla settimana precedente che è stata praticamente un richiamo di preparazione. La scorsa settimana, questa qui ovviamente è passata per preparare la gara. Il tecnico si ritrova in campo dei giocatori che sono praticamente degli acquisti, perché dopo l'infortunio Florenzi non l'abbiamo più visto e adesso si sta allenando con la squadra, ancora non è uscita la lista dei convocati, ma potrebbe essere fra i convocati. Non solo questo, ma quanto ritorna a calpestare l'erbetta del San Vito Martino, che abbiamo lasciato con un principio di frattura al malleolo, per lui è passato quasi un mesetto, il giocatore sta già lavorando con il medico riabilitatore, così come Mazzocchi, che ha ripreso a lavorare insieme anche lui al riabilitatore e dovrebbe essere nelle disponibilità. Nelle disponibilità c'è anche il giovane terzino sinistro che è destro, Lavardera, oltre al giovane Cimino, bravo, che adesso sarà come dire, disponibile nella rosa. Insomma, si ricostruisce quel mosaico su cui il tecnico ha a disposizione, rafforzato, dobbiamo ricordare, da questi acquisti di prima categoria, e dobbiamo dirlo, Forte e Canotto, che sicuramente faranno la differenza. In settimana il tecnico li ha provati, ma non sappiamo se verranno utilizzati. Dal primo minuto, naturalmente. E allora, andiamo subito a Mediaset, caro mister, perché abbiamo con noi il nostro amico Raffaele Pappadà. Raffaele, ci senti? Piacere ritrovarvi. Ah, grazie, grazie. Adesso abbiamo il ritorno in studio. Grazie per essere con noi. So che ti abbiamo così preso al volo per i tuoi impegni. Allora, Maria Grazia, vuoi chiedere qualcosina subito tu a Raffaele? Buon pomeriggio, Raffaele, ben trovato. Dunque, ciao, ciao Maria Grazia. Ci fai un po' una tua analisi di queste prime quattro giornate del Cosenza e una tua prospettiva sulla partita di domani di Cosenza su Tirol? Beh, insomma, sono quattro giornate anche abbastanza complicate da amalgamare in un'analisi, anche perché poi sappiamo che il mercato ha portato al Cosenza dei giocatori che sicuramente torneranno utili e sapranno dire la loro, quindi per dare un giudizio che possa essere veramente uniforme e direi quasi definitivo sul Cosenza aspetterei ancora qualche settimana. Sicuramente, ecco, guardando sia quello che è stato fatto nelle prime giornate, sia i giocatori che sono arrivati e che dovranno poi inserirsi e guadagnare la forma migliore, mi sembra di poter dire senza
paura che comunque il Cosenza ha la miglior rosa disponibile degli ultimi anni. È una rosa molto forte, molto assortita e con giocatori offensivi di grandissimo livello. Adesso starà poi anche all'allenatore trovare la formula giusta per farli rendere tutti insieme. La partita con il Südtirol, insomma, conosciamo questa squadra. L'anno scorso è stata una delle sorprese del campionato dopo una partenza fortemente ad handicap. Bisoli è un allenatore che ha quelle caratteristiche e sta esaltando soprattutto il talento di Casiraghi, che l'anno scorso si era già visto, però quest'anno è diventato un giocatore anche molto molto decisivo in termini proprio realizzativi. Quindi sarà la solita partita, direi, sporca contro il Südtirol, perché è una squadra che riesce molto bene poi a far giocare male il suo avversario. Allora, facciamo un flash anche sul Catanzaro, primo in classifica. Domenica ci sarà questo scontro al vertice contro il Parma. Ti aspettavi questa una partenza del Catanzaro di Vivarini? Beh, così no. Onestamente, con questo ritmo, con questi punti e con la capacità che ha dimostrato di produrre anche gioco offensivo, no. Sicuramente, ecco, c'è un pattern che si ripete poi nelle varie stagioni di Serie B, con queste neopromosse che riescono con l'entusiasmo e con intelligenza, perché la differenza poi la fa anche il fatto di avere una dirigenza in grado di confermare il blocco che ha fatto benissimo stradominando la Serie C, aggiungere gli innesti giusti, giocatori di categoria, giocatori di esperienza, e questo si traduce poi nel rendimento che stiamo vedendo appunto del Catanzaro. Quindi mi ha sorpreso sicuramente per le dimensioni di quello che sta facendo, delle prestazioni. Mi aspettavo una squadra che potesse partir bene, ma non da primo posto in classifica, quindi complimenti a loro. Sentiamo Pippo Gatto. Sì, sicuramente, e come al solito si ripropone lo stesso tema di tutte le stagioni, la Serie B col punto interrogativo, cioè con tante, possiamo non definirle outsider, ma con tante squadre che ambiscono ai primi posti, e però alla fine chi parte, i cosiddetti panzer, tra virgolette, partono lentamente, senza fare nomi, giusto uno su tutti, quello della Cremonese, che a mio avviso sembrerebbe la migliore formazione candidata. Sì, ecco, il giudizio sulla Cremonese poi, come dire, aggiunge sicuramente pressione a Ballardini, perché effettivamente, andando a vedere solo quei nomi lì davanti, quindi Vasquez più Coda. Più Okereke, che è rimasto, insomma, Coda. Sembra un tridente veramente da sogno per il campionato di Serie B, ma oserei dire che, insomma, questi giocatori qui potrebbero anche tornare utili a qualche squadra di Serie A, quindi questo per darci le dimensioni della rosa che ha la Cremonese. Ci sono altre squadre, secondo me, che lotteranno insieme alla Cremonese per il ruolo di favorita. Abbiamo visto anche il Palermo, come è iniziato e che tipo di giocatori ha. Abbiamo visto il Parma, che sta raccogliendo poi i frutti del lavoro pluriennale con Pecchia, nonostante appunto la cessione di Franco Vasquez. Quindi vedo il solito campionato, come dire, bellissimo, perché è variegato e denso di squadre che possono recitare un ruolo da protagonista. E tra queste, insomma, poi in ottica playoff, io onestamente ci metterei anche in Cosenza adesso. Io ti volevo fare un'altra domanda a proposito di Catanzaro e anche di Sud Tirol. Sono due squadre che, guarda caso, hanno un'organizzazione di gioco più o meno simile, 4-4-1-1 il Catanzaro, 4-4-2 quella di Bisoli. Secondo te questa difesa a 4 in un centrocampo così folto con gli esterni che pressano in Serie B funziona meglio che quello che abbiamo, rispetto a quello che stiamo avendo fino ad oggi con difesa a 4, ma soprattutto con tanta mobilità e pressione che parte dal basso? Beh, oddio, sì, se vogliamo poi parlare di differenza a livello tattico, probabilmente rispetto al campionato, diciamo, del piano di sopra, rispetto al campionato di Serie A, dove ci sono poi molte squadre che giocano con questa difesa a tre, no? Chiaramente, insomma, dietro l'Inter ce ne sono anche altre, anche se qualcuna sta anche cambiando e diventando un po' più fluida. In B, ma proprio negli ultimi anni, mi sembra di poter dire che lo schema più utilizzato soprattutto dietro è quello appunto dei quattro difensori. Poi sta tutto, come dicono sempre gli allenatori, anche a quella che è l'interpretazione e a quelli che sono i protagonisti, perché a volte parliamo di esterni di un centrocampo a quattro che sono però delle ali, se non degli attaccanti. Prima parlavamo di Casiraghi, insomma il Südtirol è un po' una squadra di questo tipo, no? Che utilizza gli esterni spesso per mandarli anche al tiro, insomma in passato ricordiamo Rover, lo stesso Carretta che è andato via, quindi poi i numeri dicono qualcosa ma non dicono tutto. Mister Franco Giugno, a te la chiusura con l'amico e collega Raffaele Papadà. E devo con calma, se troppa carne a fuoco, una volta. Allora, per me la squadra favorita è il Parma. Vabbè. La metterei proprio sulla prima griglia di partenza.
per struttura, per organico, per organizzazione societaria. È una tua idea, giustamente, per trascorsi. Rispettare. Poi la differenza tra Catanzaro e Sudetiro c'è un abisso, al di là dei numeri. Cioè, Sudetiro gioca con tre pullman davanti alla porta. Vivarini gioca un calcio molto offensivo, l'anno scorso ha fatto 100 gol in Catanzaro. Cioè, quest'anno sta riproponendo di nuovo il miglior attacco del campionato. Sono propriamente diametralmente opposti gli atteggiamenti delle due squadre. Catanzaro gioca un calcio molto propositivo, molto offensivo, e Sudetiro no. Sudetiro lascia. E quindi la domanda che vuoi porre all'amico Raffaele? No, se era d'accordo con me. Ho una sola considerazione. Se era d'accordo con me, se il discorso è Catanzaro, vedo bene anche il Palermo, meno bene il Bari rispetto all'anno scorso. Ripeto, sulla griglia, più avanti io vedo Parma e leggermente più dietro la Cremonese. Non lo so se lui è d'accordo con me. Il Cosenza speriamo che con gli acquisti che ha fatto possa essere un outsider. Raffaele, a te la chiusura. Sono parzialmente d'accordo, nel senso che io invertirei Palermo e Parma. Cioè, per me la favorita è il Palermo, leggermente più indietro il Parma. La Cremonese sì, quello che dicevo un po', sulla carta probabilmente la squadra più forte, però adesso per Ballardini non sarà semplicissimo mettere insieme e rendere poi organiche tutte queste risorse che ha a disposizione. Il Catanzaro assolutamente, insomma, questi 10 punti sono figli proprio di questa filosofia, di questa interpretazione, direi quasi iperoffensiva dell'allenatore, quindi sì, perfettamente d'accordo col mister. Grazie a Raffaele Pappadà, sappiamo che da quest'anno ti occupi anche di Lega Serie A a Sport Mediaset, grazie ancora per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Allora Maria Grazia, vogliamo andare a leggere qualche messaggio? Qualche messaggio, Maria Grazia, possiamo andare a leggere? Sì, dei Franco, tifosi, perdonami. Cosa dicono? Allora, i tifosi sono in grande fermento e trepidazione nell'attesa di sapere quali saranno un po' i convocati e nonostante li avete già anticipato voi, l'abbiamo già detto, stanno proprio chiedendo questo e vogliono soprattutto sapere poi se sarà possibile anche dalla se conferenza ci dicono, stampa Pippo, la situazione degli infortunati. Ecco. Ci dicono che ancora la prevendita era fiacca, speriamo che possa... come dire, si possa accelerare in quest'ultimo giorno, nelle ultime 48 ore. Andiamo avanti ancora, leggo qualcosina. Sì, stanno arrivando adesso perché abbiamo un po' di problemi di linea in realtà. Ecco perché, io vado un po' a rilento, ma purtroppo abbiamo problemi eccoli di qua. Linea. Arrivano, allora, eccoli qua finalmente. Arriva. Salve, sono Antonio da Guardia. Domani dobbiamo dimostrare sul campo che il mercato quest'anno è stato fatto a dovere, soprattutto con l'inserimento di Forte e Canotto. Forza sì. Lupo. Ben ritrovati, un affettuoso abbraccio a tutti voi. Maria Grazia, sei sempre più bella? Grazie. Forza Lupi, archiviamo Brescia avanti tutti a scalare la classifica in giù. Saluti da Mario Scarlata a tutti voi. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Dopo la sconfitta rimediata in casa con il Modena e poi dopo l'ultima sconfitta di Brescia, dove si è vista una squadra stanca sia dal punto di vista fisico che mentale, domani dopo la sosta bisogna fare di tutto per ripartire con il piede giusto e cercare di vincere la squadra dell'ex tecnico Bisoli, rimasto nel cuore di tutta Cosenza Sportiva e dell'intera provincia. Da tifoso domani penso che la nostra squadra rossoblu si farà trovare pronta per ottenere sul campo una bella vittoria. Saluto a tutti gli ospiti studio e forza Lupi sempre. Allora Pippo, vogliamo andare a sentire eventualmente quello che ha detto nei vari step Bisoli? Sì, che hai siamo riusciti ad avere la conferenza stampa del tecnico Bisoli che ci dà le ultime notizie sia dello spogliatoio sia di come sta andando il suo campionato. Bisoli, prima parte. Abbiamo recuperato Cuomo e Peters per gli allenamenti, sono arruolabili, è chiaro che sono molto indietro di condizione, però sono almeno a posto fisicamente. Abbiamo perso Tait, che dopo la partita con l'Astroli non ha fatto neanche un allenamento. Abbiamo lavorato la prima settimana dopo la sosta un po' di più e quindi c'è stato un carico per qualche d'uno un po' di più, però la squadra ha assorbito bene il lavoro con Bro, con Lonardi. Sì, potrebbe essere, oppure potrebbe essere anche giocare con due attaccanti puri come abbiamo. Oggi dovrò fare la finitura, dovrò valutare bene queste situazioni perché credo che ci siano ancora dei giocatori che se entrano partite in corso ci possono dare di più, che mi opta per cercare di tenere un po' più lontano, diciamo, gli avversari, avere un giocatore un po' più di fisico d'attacco, diciamo, come vogliamo credere, e essere più bravi poi sugli sviluppi sugli esterni. Perché è un giocatore per noi importantissimo, al di là di quello che ha fatto quando è entrato,
è sotto l'occhio di tutti, è un giocatore importante. Però, come vi ricordate, era la stessa cosa un po' di l'anno scorso di Casiraghi. Ci sono dei giocatori che quando ti entrano dalla panchina ti spaccano queste partite e fai sempre fatica, togliendo, come avevo detto, Casiraghi, che poteva partire dall'inizio, togliendogli qualcosa, però preservandomi quel fatto lì che quando entrano sono determinati. Facevamo prima Casiraghi, l'esterno che gli fa la differenza, come succede Van de Put nel Catanzaro, era un po' questa la similitudine creata poco prima. Ma di questo Tait c'è un punto interrogativo, perché non, lui dice che si è allenato, viene da qualche problema, però ha fatto poco in settimana. Però sentite cosa dice adesso, la seconda parte. Non esistono più nel calcio attuale dei titolari fissi che possono giocare 38 partite. Noi già l'anno scorso eravamo su questa strada, quest'anno con l'affatto, perché davanti ne ho 5-6, e ho varie opportunità per creare questo, diciamo, parco di 4 giocatori o 5 d'attacco. Tait viene perché è legato a Südtirol. Tait è veramente una cosa particolare per questa società. Tait per il Südtirol è come lo stemma, e quindi lui mette a disposizione anche la sua presenza nel momento che non ci può dare niente in campo. Non ha fatto un minuto di allenamento. L'anno scorso era una gioia, una libidine fare la fase difensiva. Quest'anno è l'incontrario. Siamo più portati a giocare, ci piace più portati a giocare e ci dà un po' più noia a difenderci come ci difendevamo l'anno scorso. Quindi devo trovare un equilibrio fra quello e quell'altro, perché la squadra abbia una sua identità, anche se sono convinto, è chiaro che sono poche 3 partite, ma siamo nella strada giusta. Il campionato è lungo, sappiamo che ci sarà da soffrire, noi lotteremo per il mantenimento della categoria, però la strada è tracciata. Alla fine il discorso era quello, semplicemente Tait lo porto però, perché però, non dico amuleto, però a mio avviso, secondo me, il suo spezzo di partita lo farà, anche perché al suo posto dovrebbe essere candidato quel Jeremy Bro che abbiamo conosciuto, che sappiamo essere un buon giocatore, e ha aperto questo tavolo di discussione su questo, come dire, Südtirol aperto e votato all'attacco, dove ha avuto problemi nelle prime 3 gare in difesa, dove però lui candidamente ammette 5 attaccanti, così come il Cosenza. Questa è materia per il nostro tecnico, sì, su cui potrà disquisire. Oh no, Franco. Perché ci sono dei passaggi poi sui quali vorrei intervenire. Io credo che Bisoli verrà domani qua a fare la solita partita d'attesa. Se non diventi Van Gaal dalla sera alla mattina, lui gioca un calcio molto difensivo, lascia all'improvvisazione di 2 o 3 giocatori offensivi per il contropiede, non riempie mai l'area con tanti giocatori, l'area avversaria, non lo fa mai. Starà lì ad aspettare qualche lancio lungo come c'era l'anno scorso. Faccio un esempio, dal punto di vista della qualità del gioco, della propositività del gioco, il Cosenza è molto più bravo del Südtirol. Cosenza esprime un calcio piacevole, offensivo, variegato, fatto di scambi, di triangolazioni, di palle di verticalizzazioni, sì, improvvise. Südtirol gioca un calcio molto antico, ripeto, si basa sulla forza della loro difesa, che sono tutti giocatori molto prestanti, e sulle ripartenze giocatori. Ma non l'ha fatto solo l'anno scorso, l'ha fatto anche qua a Cosenza, ha sempre giocato così. Non credo che verrà a fare una partita offensiva. E lui dice una cosa, è cambiato quest'anno, perché ne discutevamo prima con Pippo. Perdonami, io l'ho visto su Südtirol. Sì, ma pure io l'ho visto. L'ho visto su quel scatto, gioca sempre quel calcio lì. È una squadra che ha la migliore organizzazione di gioco. E anche a livello di gol realizzate è dietro solo al Catanzaro. Il Catanzaro ha realizzato 9 gol, il Südtirol 8, quindi ha cambiato qualcosa, lo ha detto anche lui, rispetto all'anno scorso. Non ci sono più giocatori importanti come Zaro, eccetera, Kurt, che sono andati via, ha preso Cuomo, Crotone, esatto. Sono però in avanti qualcosa è cambiato, perché è una squadra che si può... Sentendo Bisoli, siamo curiosi con Pippo domani voglio vedere sarà l'atteggiamento del mica Südtirol. Mica conta tanto dagli attaccanti che schieri, conta dall'atteggiamento. Io posso giocare anche con 2 punti, gioco tutti dietro. Secondo me giocherà con 2 punti, secondo me. Però io voglio vedere l'atteggiamento del Südtirol domani, se è propositivo come lui ha detto nelle interviste. Ci credo poco.
questa fisicità che lui mette, come ha sempre messo, lui preferisce avere uomini 1,90 m, certo, l'ultimo arrivato Pecorino 1,95 m, ecco, nuovo da mettere in area, che serve lì per spizzare quel pallone che riesce a buttare dentro il Casireo, il giocatore, tanto giocatore importante. Cioè, questo è anche un modo suo di vedere il calcio all'italiana: prima non prenderle, coperto autobus davanti alla difesa, però dopo col contropiede l'uomo che riesce a sganciare davanti diventa pericoloso. Certo, certo. Così come questo Mercai che ha preso dalla Virtus Entella, come diceva, su cui sta puntando, tutti marcatori di 1,92 m, 1,95 m, vediamo, Pecorino della Juventus. Sono molto curioso. Generation. Messaggi, vai. Ci scrive Antonio da Catanzaro: viva la Calabria, il Cosenza ai playoff, il Catanzaro una salvezza tranquilla. Ci scrive invece Matteo Cristiani: ma la Lega B, lo sa che alle ore 14 di metà settembre la Napoli scende solo 30 gradi? Domani gara difficile contro una squadra ostica ed in salute che annovera un esterno d'attacco che è l'attuale capocannonieri. Ancora saluti a voi. Buonasera, sono Francesco da Cosenza. Per domani aspettiamoci un atteggiamento di immediato riscatto. Forza Lupi, un saluto a tutti e ovviamente a te, ragazzi, una vera stellina. Grazie. E io su queste parole però devo andare un attimo in pubblicità e vi aspettiamo tra pochissimo. E allora, seconda parte di Palla al Centro, stavamo leggendo qualche messaggio e vediamo se nel frattempo riusciamo a metterci in contatto con un nostro amico allenatore. Buon pomeriggio, sono Antonio da Sinigallia. A tutti voi e un saluto a te, Maria Grazia. Grazie. Domani dovrebbe riprendere un cammino positivo dopo le ultime due sconfitte. Con Tutino, Forte e Canotto, l'attacco dovrebbe essere un boom boom boom. Quest'anno, dopo allenatori dilettanti, meno Bisoli e Viali, Caserta ci porterà sicuramente in zona playoff. Forza Lupi. Buon pomeriggio Pippo, il nostro amico Davide Dionigi. Ciao, mister. Grazie per essere con noi. Grazie per essere con noi, mister. Si disquisiva di questo Cosenza, targato Caserta, e naturalmente della partita di domani. Abbiamo sentito anche la conferenza stampa di Bisoli. Come inquadri questo Cosenza e questa partita col Sud Tirol, mister? Beh, per quanto riguarda il Cosenza di quest'anno, penso sia stata, c'è stata sicuramente la proprietà che quest'anno ha messo a disposizione del direttore una cifra, insomma, con un budget, da quello che ho letto, superiore rispetto agli altri anni. E poi devo dire che è stata costruita una squadra di tutto rispetto, una squadra che secondo me dal centrocampo in su, in tutti i ruoli, c'ha varie alternative con giocatori sia di qualità che di anche di sostanza, no? Perché poi la Serie B è un campionato soprattutto fisico e lungo, e quindi secondo me è stata costruita una squadra che quest'anno potrà secondo me regalare delle soddisfazioni ai tifosi. Poi ha scelto anche un allenatore secondo me bravo, che sono convinto riuscirà a creare quell'alchimia che possa portare Cosenza a quello che la gente spera. Pippo? Sì, mister, se avessi avuto tu questa squadra, allora saresti un po', come dire, avresti cambiato decisamente atteggiamento, anche perché l'atteggiamento sarebbe stato un altro campionato. Sì, sicuramente il calcio lo fanno i giocatori, lo fanno le qualità dei giocatori. Poi è normale, la bravura dell'allenatore è quello di fare sfruttare al massimo quello che hai. L'importante è capire quello che si ha. Cioè, quindi sicuramente qualsiasi allenatore, ti ripeto, per me il Cosenza quest'anno può essere una sorpresa, perché veramente ha un organico al di là delle individualità, ha un organico completo in quasi tutti i reparti, a mio avviso, con delle alternative forti. Cioè, se ti viene a mancare la prima punta, c'hai quello che sta in panchina, che forse è più forte di quello che gioca. Quindi questa potrebbe essere un'arma importante per il Cosenza. Cioè, l'anno scorso forse veniva a mancare un po' questo, cioè si fa male Florenzi, se non è andata, non ce l'hai più, poi facciamo fatica col sostituto. Quindi oggi invece è stata costruita, grazie anche alla bravura del direttore, con la società, una squadra per me forte.
Maria Grazia. Mister Junior. Ah, non c'era Mister, scusa, non l'avevo visto. Prego, prego, Mister Franco Giugno. Niente, io volevo dirti una cosa, Davide. Sarei stato, sì, mi riallaccio alla domanda che ti ha fatto, prego, prima Pippo. Sarei stato, sì, davvero molto, molto curioso. Tu sai che io ti stimo. Sarei stato davvero molto, grazie, molto curioso di vedere questo organico a tua disposizione, perché l'anno scorso sei stato molto sfortunato, un organico assolutamente inferiore a questo, carente in alcuni settori, con la sfortuna di due infortuni importanti. Questo è un organico, come dicevi te, che dalla metà campo a salire ti puoi sbizzarrire, puoi fare quello che vuoi. È una squadra molto, molto più completa. Mi sarebbe piaciuto, fermo restando che io stimo molto Fabio, però mi sarebbe davvero piaciuto vedere te e gestire questo gruppo di giocatori. È stato un peccato, di questo mi dispiaccio. Ma grazie, ma guarda, anche devo dire la verità, fare anche un plauso, insomma, anche la squadra di gennaio era una squadra completamente certamente diversa. Sono stati cambiati 11 giocatori scelti accuratamente bene. Era una squadra, io penso che alla luce in maniera molto serena, no, di quello che poi si è visto e che è avvenuto. Noi eravamo in linea con quello che quella squadra, secondo me, poteva fare. Certo. Poi si poteva fare un po' meglio, si poteva fare un po' peggio. Non credo che si potesse fare un po' meglio. Io credo che tu abbia fatto di più di quanto ti potesse consentire quell'organico. Poi dopo è normale, sapevo che avevo un po' l'handicap del fatto che del mio passato, di una serie di cose, e un po' secondo me ha inciso anche un po' troppo su anche alcune prestazioni quando non si vinceva, però secondo me è buona. Faccio tu un esempio, quella col Bari, persa purtroppo 1-0, però dominando per 60 minuti. L'importante è che poi alla fine ognuno abbia la propria coscienza a posto. Io sono contento alla fine, al di là di tutti i discorsi, che Cosenza si è salvato. E quest'anno, lo ripeto, ma lo dico con molta sincerità, per me il direttore ha costruito una squadra, secondo me, molto interessante. Possiamo... perché, ti ripeto, la forza del Cosenza, secondo me, quest'anno saranno le alternative. Possiamo anche aggiungere, Mister, che con i 5 cambi quest'anno, con la panchina che ti ritrovi, puoi sconvolgere la partita. Esatto, sì, sono d'accordo, ma poi ho visto anche Caserta con un calcio un po' forse leggermente diverso rispetto al suo, molto propositivo, molto, molto portato all'aggressione alta, certo. A giocare sempre questa palla, no? Poi è normale, ora si viene da 2 sconfitte, conosciamo un po' la piazza di Cosenza, però ci stanno, no? In un percorso, la Serie B, tutte le squadre possono attraversare un momento dove perdono 2 o 3 partite di fila. L'importante è essere sempre equilibrati e cercare di portare avanti un'idea che, secondo me, è quella che sta portando avanti Caserta, è un'idea molto interessante. Mister, per chiudere, con l'arrivo di Canotto e Forte, Caserta, secondo te, potrebbe cambiare il sistema di gioco? Secondo me ti dico di sì. Sì. Poi capire come è difficile da lontano, lo so. Però secondo me, così a sensazione mia, ci sta che, conoscendo anche il passato del mister di Fabio, insomma, questo centrocampo a 3 utilizzato tante volte spesso in passato, sì. Ci potrebbe stare, ma alla fortuna che, come abbiamo detto prima, una squadra che ti dà la possibilità di variare, vero, di variare vari sistemi di gioco, cioè 4-3-3, 4-3-1-2, quindi non penso sia quello il problema. Il problema potrebbe essere solamente, ma come per tutti gli allenatori, trovare il giusto equilibrio, no? Il giusto equilibrio, e quello solamente lo dirà il campionato giocando di partita in partita. Grazie allora Pippo, salutiamo l'amico Davide Dionigi. Ciao, mister. Grazie mister, in bocca al lupo, bocca al lupo per il futuro. Grazie. Un abbraccio a voi. Per essere stato tutti con noi. Ciao. Allora, chi vuole partire? Io volevo dire solo, vedi, diciamo tutti la stessa cosa. Siamo tutti sintonizzati sul discorso che questa è una squadra che può portare tante varianti. Sì. Lui ha parlato di 4-3-1-2, come ti dicevo prima io, anche se faccio una riflessione,
ti dico che questa sarà più difficile giocare 4-3-1-2 perché Cosenza ha comprato tanti esterni, sì, e quindi 4-3-1-2 vuol dire sacrificare tutti gli esterni a disposizione. È molto più semplice che lui possa abbassare Oca e tornare a giocare un 4-3-3. Quindi centrocampo a 3. Sì, perché tu se giochi 4-3-1-2 devi Canotto, Marras, Mazzocchi, tutti esterni che non giocherebbero in un 4-3-1-2. Quindi, oppure, come dicevi tu, un classico 4-4-2 come una volta, che non è una bestemmia. Cioè, assolutamente adesso no. Pare che se uno dice che gioca 4-4-2 ritorna a 30 ma anni fa, ma non è in così. Europa praticano in 4-4-2. Non è così, anzi i due attaccanti che Cosenza adesso sono proprio per giocare 4-4-2. Vediamo se Pippo vuole aggiungere qualcosa perché il tempo stringe, abbiamo Attilio Malena. Pippo vuoi aggiungere qualcosa? No, assolutamente sono d'accordissimo con quello che dice il mister, tranquillo. Eccolo là, allora c'è il nostro Attilio, vedi che bella barba, folta. Ecco. Buon pomeriggio Attilio Malena. Un saluto a voi, un saluto a tutti, bentrovati. Allora Attilio, vogliamo partire dal Crotone questa volta? Sì, direi di sì, anche perché il nostro amico Magnino è stato bravo, due gol. Sì, sì, con mister Davide Dionigi, poi tutti spunti interessanti, tra l'altro anche da un punto di vista della disquisizione tattica, e in questo mi leggo, apro e chiudo una parentesi, credo che il ruolo di Florenzi sarà fondamentale poi nel futuro del Cosenza imminente. Sul Crotone è stata una sconfitta contro la Turris del tutto immeritata, per quanto il Crotone abbia di fatto messo in campo, ci sono stati degli errori, è innegabile, ma è una sconfitta che potrebbe anche far bene al Crotone rimettendola con i piedi per terra. Dall'altro punto di vista, adesso arriva una trasferta contro la Virtus Francavilla che non appare come un Everest da scalare, poi anche qui la campagna acquisti potrebbe fare la differenza, dato che Derrico torna abile e arruolabile davanti. Vedremo se verrà confermato Tumminello. È un Crotone che lascia spazio sicuramente a tante interpretazioni positive, a sensazioni di poter migliorare da un momento all'altro. Certo è che questi difetti, se vogliamo, emersi contro la Turris vanno tranquillamente migliorati. Ma ripeto, la sconfitta contro la Turris ha lasciato quella sensazione che il Crotone, nonostante tutto, possa crescere di partita in partita. Certo è, non parte con la spada di Damocle di dover vincere a tutti i costi, ma è comunque una squadra molto competitiva e completa in tutti i reparti. Pippo, abbiamo qualcosa dell'ultima ora? Se no possiamo andare avanti con lui. Stavo guardando, ma non c'è nulla. Allora, Catanzaro-Parma, Cosenza, Sud Tirol, brevemente. No, Catanzaro-Parma giustamente viene considerata come un big match e lo è. Dall'altra parte c'è una delle squadre più forti del campionato come il Parma e dall'altra parte c'è il Catanzaro che è iniziato, credo, nella miglior maniera possibile. Biglietti polverizzati, entusiasmo alle stelle e credo che il Catanzaro affronterà questa partita con il suo solito atteggiamento, ovvero andando a pressare alto il Parma. Ed è un Parma che quando viene pressato alto va in difficoltà, quindi il Catanzaro può giocarsi le sue carte nonostante un impegno sulla carta proibitivo. Dall'altra parte l'avversario più spigoloso per il Cosenza, più complicato da affrontare, ma adesso è arrivato il momento di fare i fatti e credo che quella contro il Sud Tirol possa essere la vera prova di maturità per il Cosenza, perché mostrare da subito di poter fare risultato contro una certezza del campionato, perché il Sud Tirol è una certezza, può lanciare un grande segnale a tutto il campionato. Su Catanzaro ti volevo chiedere una cosa, poco fa discutevamo con mister Giugno sull'atteggiamento della squadra di Viverini e quello di Bisoli. Il Catanzaro, per esempio, presa la partita con lo Spezia, dove se non veniva trasformato in rigore forse era stata un'altra partita. Nel primo tempo non ha fatto tutto quel pressing, quel gioco. Preferisce tirarlo fuori nella seconda parte della partita. Secondo te è proprio un atteggiamento per sfiancare l'avversario? È proprio affronta le gare il Catanzaro? Ma è una considerazione molto intelligente, ma il Catanzaro e il suo allenatore sanno benissimo che la Serie B è una cosa e che la Serie C è un'altra. Si sta lavorando per proseguire quel tipo di percorso tecnico-tattico, ma è chiaro che bisogna avere l'intelligenza di saper gestire tutti i momenti di 90 minuti. Non è semplice andare a 1000 per tutto quel ritmo. Quindi il Catanzaro ha dimostrato anche, se vogliamo, un altro segnale di maturità nel saper gestire, almeno fino a questo momento, i vari spezzoni di gara, perché spesso e volentieri, a maggior ragione in Serie B, sono 2, 3, 4 partite in 90 minuti. Quindi l'intelligenza di Vincenzo Vivarini di applicare
le sue idee a quelle di una nuova categoria, però il Catanzaro, passami il termine Pippo, ha pagato lo scotto del noviziato per i primi 10 minuti di Cremona, poi non sembra essere mai andata via da questa categoria, e in questo vanno dati i meriti giustamente alla società per aver allestito un organico completo e competitivo con tanti talenti, e dall'altra parte un ottimo allenatore in panchina che sa gestire tutto il gruppo anche in Serie B. Sì, ma non ci piove, anche perché 10 undicesimi, poi è arrivato Donnarumma, 10 undicesimi l'anno scorso stanno dominando le prime 3 partite, almeno sono state così, hanno giocato non solo sull'emozione ma soprattutto su questa qualità che gli ha dato Vivarini, che la squadra, lo diciamo, sono 3 anni che se la sta coltivando, no? Sì, sì. Sì, sì, quello sì, è un lavoro che parte da lontano per quanto riguarda il Catanzaro, che anno dopo anno sono state messe dentro delle pedine funzionali all'idea di calcio del proprio allenatore. Certo. Questa si chiama programmazione, ci sono pochi esempi, il Catanzaro anche di quest'anno è frutto di un'attenta programmazione. Poi ci sono i botti che ogni società, se vogliamo, che vuole far sognare i propri tifosi, deve garantire. Donnarumma è stato un botto di mercato, ma il Catanzaro non è solo Donnarumma, non è solo Iemmello. Noi dimentichiamo troppo spesso, secondo me, di un calciatore che viene guardato troppo poco dai grandi club, che Van de Put, che anche in Serie B, secondo me, sarà solo di passaggio. Ok, allora ringraziamo Attilio Malena per essere stato con noi. Attilio, alla grazie prossima, a voi. Grazie. Ciao Attilio. Vedo grazie. Già nel sì, monitor di servizio. Nino Neri, buon pomeriggio. Lara Nino. Felice. Dov'è? Nino. Buon pomeriggio a voi tutti, buon pomeriggio. Nino, è cascato. Eccolo là. Nino. Buon pomeriggio. Buon Nino. Pomeriggio a voi tutti. E allora è partita, sta partendo questa nuova edizione della Regina, ex Regina. Ci siamo scambiati. Questa avventura. Squadra di Reggio, allenatore di Cosenza, qua a Cosenza abbiamo allenatore di Reggio e squadra di Cosenza. Brunello Trocini, che è stato un allievo di mister Franco Giugno nel Renda, no mister, nel Montalto. Allora, è partita questa nuova avventura, Nino? Intanto questa nuova avventura della Regina parte con una certezza, e per me la certezza si chiama Bruno Trocini, che lo conosco molto bene, è una bravissima persona, educata, una persona molto brava che forse dal mio punto di vista meriterebbe di allenare in categoria superiore. Quindi questa è la certezza principale. La seconda quasi certezza è che finalmente questa società neofita, dal mio punto di vista, si è resa conto che bisognava subito cambiare il nome di Fenice Amaranto, portando l'identità della comunità Reggio Calabria. Infatti la squadra di Reggio Calabria si chiamerà la Reggio Calabria. La terza certezza è che questa domenica Reggio Calabria non giocherà da Ciriale, così come non giocherà la partita di metà settimana in casa con l'FC Lamezia, così come non giocherà probabilmente la gara del 24 di settembre in quel di San Luca, e questo non dipende dalla Reggio Calabria ma dipende dall'impianto che è da rivedere in quel di San Luca. Quindi probabilmente l'esordio la Regina, anzi Reggio Calabria, lo farà il 1° ottobre in casa con il Siracusa, e nel mese di ottobre saranno ben 8 gli incontri che la formazione di Trocini dovrà affrontare. Al momento non si è aperta la campagna abbonamenti, al momento non sappiamo chi sia arrivato a Reggio Calabria, anche perché è una comunicazione abbastanza blindata dopo una settimana trascorsa davvero con molte dicerie dall'una e dall'altra parte. Sta di fatto che siamo in netto ritardo rispetto a tante, ma tante altre squadre. Io ripeto quello che ho detto in precedenza, la mia unica grande certezza arriva da chi si siede in panchina e si chiama Una domanda, Nino, una domanda. So che il Comune ha fatto il comunicato, si è ripreso il Sant'Agata, sarà quella la struttura che utilizzerà la nuova, come dire, la Fenice Amaranto? Più che Comune, la città metropolitana, perché il Sant'Agata ricade nella città metropolitana. Non credo che una società di serie D possa gestire per intero il centro sportivo. Sicuramente gli saranno dati in gestione 1, max 2 campi, sicuramente gli sarà dato in gestione qualche stanza per poter cercare di avviare il settore giovanile. Da quello che so io, questa è una notizia delle ultime ore, il Sant'Agata, qualche stanza del Sant'Agata potrebbe essere convertita al comitato provinciale della FGC. Ripeto, okay. È una situazione abbastanza antipatica, dove si è partiti
con il piede sbagliato e mi auguro che si possa rimettere con il piede giusto a partire dalla prima gara il 1° di ottobre contro il Siracusa. C'è davvero tanta confusione dove si sono dette di tutto e di tutti. Reggio Calabria ritengo che una città importante che merita il rispetto e fino a questo momento purtroppo questo rispetto non l'abbiamo avuto. Grazie allora, grazie a Nino Neri per essere grazie stato con noi. Alla grazie. Prossima Nino, ciao, grazie Nino. E grazie. Buon lavoro. Grazie. Allora Maria Grazia, chiamiamo subito in causa la regia perché c'è qualcosa della Serie B che ci hanno mandato. Dall'angolo dei social dobbiamo mandare un video della Lega B che è stato pubblicato su Instagram, poi vi dico due parole. Nestor Lega Serie B con il pieno sostegno della club e da sue tesserati si schiera in modo deciso contro la violenza sulla donna. Ogni donna ha diritto di vivere libera dalla paura, della violenza e dalla oppressione. Rompiamo il silenzio, alziamo la voce, agiamo insieme per creare un mondo più sicuro. Adesso basta. Ok, allora mi pare che il messaggio della Lega di Serie B di Nestor Roschi è stato molto molto chiaro. A te la parola. Il 1522 è il numero nazionale contro le violenze sulle donne. Come avete potuto ben vedere, durante tutte le partite di Serie B all'inizio viene mandato in onda questo numero. Io porgo i miei più sinceri complimenti e da donna sono molto felice di questa iniziativa presa dalla Lega. L'anno scorso si era giocato il 25 novembre con un bellissimo pallone rosa e il presidente Balata ha detto che questa iniziativa riprenderà. Sì, sì. Quello che voglio dire io, nel quale sono veramente convinta, e che il fenomeno della violenza sulle donne, che purtroppo riempie ogni giorno le nostre cronache, debba trovare una fine. E un messaggio del genere mandato in un ambiente che ha stampo principalmente maschilista, a un campo di calcio dove giocano 11 uomini, dove è difficilissimo vedere in campo una donna, anzi quando vediamo in campo una donna arbitro ci sembra una novità. Invece la Lega, mettendo in atto un'iniziativa del genere, penso si stia spingendo verso una direzione univoca, quella di dire basta la violenza sulle donne, ed è giusto che si parta da questi messaggi. Quindi grazie alla Lega di Serie B. Messaggio importante, certo. Messaggio profondo. Certo. Quindi Nestor Roschi, io credo che non basta fare un battaggio pubblicitario, io credo che il governo debba inasprire le pene in modo molto molto più severo, perché le chiacchiere stanno a zero, bisogna inasprire. Io non voglio arrivare a pensare di fare quello che dice Salvini, no, però bisogna inasprire le pene in modo davvero molto più. Una ragazza ha il diritto di poter uscire la sera, ha il diritto di vestirsi come vuole, nessun uomo ha il dovere o il diritto di permettersi di infangarla. Io aggiungerei anche che andrebbe fatto un lavoro preventivo sulle scuole e già a scuola sulla parità dei diritti e soprattutto sull'eguaglianza uomo-donna. Bene. Che ancora oggi purtroppo ne stiamo parlando come se fossimo nell'Ottocento, si dovrebbe fare. Grazie Pippo, allora io vado a leggere subito un comunicato dell'amico Franco Rosito che riguarda i medici. Sila in Tour, coordinato, questo è un progetto coordinato da Giuseppe Pipicelli col supporto di MG Turismo di Giuseppe Miletti e contributo di Villa del Rosario. Da oggi a domenica 17 accoglie tutti i medici calciatori d'Italia. E così dopo la tappa marina di giugno tra Isola, Capo Rizzuto, Castello e Steccato di Cutro, il calcio torna in Calabria, sempre quello dei medici, ancora nel Crotonese. Si trasferisce poi in Siran per la Final Six della 20ª edizione Coppa Sila. Le 6 squadre che parteciperanno alle finali di Coppa sono Bologna, Melito, Portosalvo, Palermo, Napoli, Flegrea, Reggio Calabria e Cosenza. I rossoblù del dottor Enrico Costabile, che salutiamo, subentrano a Pescara, che nelle scorse ore ha dato forfè. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'AICS, il patrocinio del comune di Cotronei. Nell'albo d'oro della Coppa Italia, riservata ai medici calciatori, prosegue ancora la nota, la squadra pluritolata è quella di Merito Polto Salvo. Poi ancora, la Final Six dei medici calciatori sarà impreziosita da un'iniziativa voluta fortemente dal garante della salute della Regione Calabria, questo è molto importante, della professoressa Anna Maria Stanganella, pienamente condivisa dal presidente dell'ASD nazionale dei medici Giovanni Borrelli e dal vicepresidente Antonio Caputo, il dottor Caputo che salutiamo, ed è stata denominata in campo contro le aggressioni, caro mister, ai medici. Questo è un messaggio pure molto molto importante. Quindi conclude la nota, testimoniano un fenomeno culturale profondamente radicato, aggravato dalla carenza di personale, richiedono azioni immediate da parte delle istituzioni. Tutto qua. Parlavamo, in bocca al lupo ai medici. Parlavamo poco prima della Cremonese, è notizia di poco fa che Ballardini ha convocato Okereke nella rosa, quindi significa
che probabilmente il giocatore sarà a disposizione al primo minuto. Eh sì, perché poi Pippo c'era stato quel discorso che lui voleva essere ceduto, sì, era stato messo fuori squadra e poi insomma con il suo agente hanno ricucito e torna praticamente a disposizione, come ha detto testa Pippo, di Ballardini. Allora, vai con gli ultimi messaggi, perché siamo nei minuti finali, certo, nelle battute finali, il prossimo turno della Serie B. E abbiamo anche le nostre quotazioni, la novità della trasmissione. Sì, le quotazioni che riguardano cose allora, di Catanzaro. Io vado a leggere un messaggio per il mister Franco Giugno. Ah. Una domanda per il mister. Prego. Nel 4-4-2, chi giocherebbe a centrocampo con Tutino e Forte? Secondo me Voca e Calò rimarrebbero in panchina. L'abbiamo detto prima, io mi piacerebbe trovarmi nei panni di Fabio Caserta, cioè, lei, adesso è lui che deve trovare la soluzione, noi lo dobbiamo commentare, sta di fatto che Cosenza ha una rosa molto ampia, è lui che li allena tutti i giorni, è lui che poi dovrebbe decidere chi affiancare a centrocampo. Insomma, le scelte chiaramente saranno importanti. Sono delle scelte che avrebbe voluto qualunque allenatore in passato a Cosenza. Prima abbiamo parlato di Dionigi, ma è uguale anche per gli altri. Cosenza ha 24-25 giocatori e lui è meno male che è lui che deve assumere questa responsabilità di scegliere. Noi possiamo solo commentare. Vero. Quello che accadrà. Dunque, andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno della Serie B. Domani, 15 settembre, ovvero oggi, quindi l'anticipo della Serie B, giocano Venezia e Spezia alle 20:30. Sabato 16 settembre giocano alle ore 14 Ascoli contro il Palermo, il Cosenza ospita in casa il Südtirol, la Feral Pisalò ospita in casa il Modena, Lecco contro Brescia e Pisa contro il Bari, mentre invece alle 16:15 si giocherà Reggiana contro la Cremonese. I posticipi saranno ben tre. Domenica 17 settembre alle 16:15 giocano il Catanzaro contro il Parma e il Como contro la Ternana, mentre invece si giocherà l'ultima partita lunedì 18 settembre alle 20:30 Sampdoria contro il Cittadella. E allora Pippo, abbiamo detto quasi ritorna, tutto. Si ritorna al vecchio format. Al vecchio format, sì. Le partite di sabato, qualcuno di domenica e il posticipo del lunedì. Venerdì però, pure. Però l'andice. Guarda, io direi una cosa. Questo, il sabato, giocarlo alle 2 con queste temperature. Forse qualcuno ha sottovalutato. L'hanno detto anche nei messaggi, secondo me, si è poi ci un sarà una nuova infrasettimanale. Poi il sabato c'è ancora gente che lavora. Se così, dopo Palermo ci se sarà l'infrasettimanale. Caldo, domani dobbiamo andare allo stadio in infradito. Con l'asciugamano, sì, ci portiamo l'asciugamano. Che ti devo dire, scusa. Io chiedo alla regia di mandarci per favore le due quotazioni che abbiamo sul Cosenza e del Catanzaro, in modo che andiamo a leggerle insieme. Ecco qua, abbiamo Cosenza su Tirol, l'esito consigliato e un multigol casa 1-1 con la quota di 1,55. 1-2. 1-2. Scusate. Multigol in casa. Multigol 1-2. Mentre invece per Catanzaro-Parma l'esito consigliato è la doppia X2 con la quota 1,47. Mister, allora, vuoi aggiungere qualcosina insieme a Pippo? Ma io credo che Catanzaro è più difficile da decifrare perché sono due grandi squadre, Catanzaro è in una grande condizione psicofisica, quindi stadio sold out, quindi saranno 13-14 mila spettatori, quindi è più difficile. Dall'altra parte c'è un Parma abituato a giocare a questi livelli, quindi a sopportare queste pressioni. Per me, io sarò forse un po' di parte, più facile fare il pronostico sul Cosenza, che sono convinto che domani Cosenza vincerà. Mentre per quanto riguarda il Catanzaro-Parma, sei tu pure da tripla, da X2? Più da tripla, bravissimo. Sì. Ci stanno tutti e tre i risultati. Poi noi ci auguriamo da calabresi che il risultato del Catanzaro possa fare un risultato positivo. Pippo? Finalmente si ritorna a giocare, Franco. Due settimane siamo stati un po' in astinenza. dal pallone. E finalmente si torna a giocare, questa è la cosa più importante, ma soprattutto per il Cosenza si ritorna a giocare dopo, lo possiamo dire che tre partite in una settimana hanno segnato, perché a Brescia abbiamo visto mancare, come dire, quella grinta che serviva. La brillantezza, la brillantezza. Sì, brillantezza. Quello che finalmente dovrebbe esserci, anche perché si torna finalmente a giocare con una preparazione adeguata, io spero. Guarda, io posso dirvi una bella no, volevo fare pure io una quotazione. Vorrei vedere per 50 minuti il Cosenza che ha giocato contro il Modena. Ma è anche quello che gioca con Sassuolo. Ma la squadra lì. Anche col Veneto. Allora, sono rimasto io. Sei rimasto tu, Franco. 1X per il Cosenza e la tripla per Catanzaro-Modena. Sì, tripla Catanzaro-Modena. Quindi siamo tutti positivi nel Positivi. Maria Grazia, allora?
No, io mi sa che forse è meglio che saluto. Siamo già arrivati ai titoli di coda. Siamo arrivati ai titoli di coda per questa puntata e noi vi ringraziamo per averci seguito e soprattutto vi ringraziamo perché il nuovo format vi sta piacendo tanto e vi invitiamo a rimanere sempre sintonizzato con noi. Io ringrazio te Franco, ringrazio te Pippo. Grazie a Mister Franco Giugno per essere tornato. Grazie a voi, e ciao. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un bacio a tutti. CCR Energia è il fornitore di luce e gas che ti ascolta con attenzione e sa offrirti soluzioni trasparenti e vantaggiose. Vieni nei nostri uffici in via Trieste a Rende o contattaci allo 0984 33011.